E bentornato sul mio canale. Io capisco tanto che Allegri ha tanti amici come giornalisti. Capisco benissimo che, per esempio, Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, l'ha detto chiaramente che lui è amico di Massimiliano Allegri, come era amico di Mourinho, e scriverà sempre bene di loro. Lo capisco, capisco tutto, però quando poi ci sono alcune notizie del Corriere dello Sport, devo riflettere un pochettino. Ma prima di tutto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente. Altra cosa importante, abbiamo bisogno del vostro sostegno, perché voi siete la linfa vitale di questo canale, perché più ci aiutate a crescere, più migliora il canale, più possiamo portare contenuti, nuovi format e ospiti. E abbiamo bisogno del vostro sostegno. E come fate a sostenerci? Con i mi piace, i commenti e l'iscrizione. Altra cosa importante, abbiamo un secondo canale, The One TV Extra, che lì parliamo di tutto, tranne che di calcio, abbiamo dei canali social, che tutto quello che creiamo è creato da noi. Se voi ci aiutate a supportarci dappertutto, è tutto gratis per voi, però per noi è tanto tanto importante. Allora, leggendo una notizia sul Corriere dello Sport, ma non solo sul Corriere, dice che il budget della Juve per il mercato estivo è sui 40 milioni, più la vendita di tanti giovani, perché secondo il Corriere dello Sport la vendita di Sulè, Yuse e Baraneskeia porta sui 50 milioni. Cosa? Quando uno legge una notizia del genere, io capisco tutto, capisco che dovete andare contro la dirigenza, perché in questo momento dovete difendere a tutti i costi Massimiliano Allegri. Lo capisco, perché se tu mi scrivi nel momento in cui la Juventus fa schifo, perché in queste 8 partite la Juventus fa schifo, invece di dirmi, di scrivere che la Juve non va bene, mi esalti, 1.000 punti conquistati da Allegri, i successi da Allegri, vuol dire che tu vuoi fare un'informazione non coerente. Basta già vedere nelle trasmissioni in cui va Zazzaroni come difende a spada tratta a Allegri, perché per Zazzaroni quando si vince è merito di Allegri, quando si perde le colpe non Allegri, le colpe sono dei giocatori che è scarsa, la rosa che è scarsa. Invece quando la Juventus faceva 19 risultati utili consecutivi, lì tutto il merito è di Allegri, perché Allegri è stato bravo. Ma qui la colpa non è di Allegri, signori, parliamoci chiaro, qui la colpa di questo momento della Juve è divisa dappertutto, da tutti. Poi a oggi il responsabile unico è chi mette la squadra in campo. A oggi il responsabile unico è chi decide chi gioca titolare e chi no. Perché le domande che io farei ad Allegri sono: perché nel momento in cui Miretti fa il fallo contro il Benfica lo scorso anno non entra più in campo per 2 mesi, nel momento in cui Rugani dice delle dichiarazioni, non so perché non gioco molte volte titolare, dovete domandare ad altri, per 2 partite non gioca, addirittura gli preferisci Alexandro che fa i danni contro l'Udinese. Altra cosa, Yıldız, che secondo Allegri si era un po' montato la testa, dopo Empoli non gioca più, prima di Empoli non gioca più. Ma queste sono le domande fatte da Allegri. Poi che tu mi dici che Consulè, Yuse e come si chiama, Baraneskeia può fare massimo 50 milioni, mi viene da ridere, quando a oggi mi state saltando Fabian del Bologna, che ha fatto 2 gol quest'anno, mi state saltando, già vale 50 milioni, 30 milioni. Io capisco che dovete attaccare la dirigenza, perché a oggi, se fosse per la dirigenza della Juve, che parliamo di Manna e Giuntoli, oggi Allegri non sarebbe più l'allenatore della Juve. A oggi, se Massimiliano Allegri è ancora allenatore della Juve, deve ringraziare solo John Elkann, perché John Elkann finora è quello che lo ha confermato fino a un certo punto, non confermato anche il prossimo anno, che poi a giugno si siederanno. Giuntoli, Scanavino, Ferrero e Elkann dovranno prendere una decisione. Perché a oggi, signori miei, io faccio un altro tipo di domanda. Questa Juve qui,
qualche miglioramento. Può competere in Champions, in campionato e per mondiale, per club, perché un conto è andare in Champions. Per il problema è che oggi è fondamentale anche fare il cammino in Champions, che l'abbiamo dimostrato. A oggi non conta più, perché io sento tanti cantastorie a favore di Allegri che parlano sì, l'importante è qualificarsi. No. L'importante è fare cammino e fare ranking, perché oggi, fra 4 anni, quando si rifarà il mondiale per club, alla seconda edizione, conterà il ranking. Noi oggi siamo nel ranking perché il Milan per 2 anni ha fatto schifo in Champions, il Napoli altrettanto. Noi dobbiamo fare più punti possibili per mantenerci nelle prime 2 italiane per fare il mondiale per club, perché il mondiale per club ti porta prestigio. Che fai solo il girone o la nuova Champions, che è il girone grande, unico, poi ne parleremo, non conta più, conta fare il cammino, conta andare avanti, perché più va avanti più giusti i conti. In questo momento la Juve ha bisogno di soldi. Io non vi dico che sulle Ildiz o Uyuse resteranno alla Juve, perché oggi la Juve ha bisogno di liquidità, oggi la Juve ha bisogno di soldi, e se arriva un'offerta da 30-40 milioni la Juve l'accetta. Parliamoci chiaro, se arriva un'offerta da 70 milioni, 60 milioni per Ildiz, che stiamo parlando del nuovo numero 10, la Juve lo vende, perché è tutta plusvalenza. A oggi la Juve è costretta a fare questo. A oggi i tanti errori fatti nel passato, che per esempio Rugani, tanto criticato da tanti, perché è criticato? Non perché è Rugani, perché non è bravo, Rugani è un ottimo giocatore, ma è criticato perché, essendo che la quarta scelta in difesa, prende 3 milioni e mezzo, però gli è stato fatto un ingaggio di 3 milioni e mezzo quando la Juve aveva degli introiti, la Juve aveva come budget, come incassi, era diventata una delle top d'Europa. Poi hanno sbagliato tutto, ed è vero. La prima cosa è prendere Massimiliano Allegri, perché prende Massimiliano Allegri, fai un contratto da 4 anni a quasi 7 milioni di euro, è una follia totale. Su quello siamo d'accordo tutti, perché oggi un contratto del genere non glielo fa neanche a Guardiola, neanche il Manchester City ha fatto un contratto così a Guardiola e ha vinto tutto, ha vinto. Neanche Simeone gli ha fatto un contratto da 4 anni. Solo Massimiliano Allegri, perché colui che qualcuno dichiara che ama la Juve, ha costretto la Juve, ha detto: mi volete questo, voglio il contratto a 4 milioni, a quella cifra. Però per tanti Massimiliano Allegri ama la Juve, ama i colori bianconeri. Se amava i colori bianconeri doveva capire che dopo 3 anni ha portato 0, però l'arroganza e lui si crede superiore anche alla Juve lo porta a questo, lo porta a dire che lui non si dimette. Però i cantastorie, mi spiace dirlo, perché Zanzarone l'ha detto lui, io parlerò sempre bene di Allegri, mi fa una prima pagina in cui dice che la Juve è pronta a cedere i suoi giovani a 50 milioni, che parliamo di Sule, Ildiz e Baranecea. Signori miei, se questi 3 giocatori valgono 50, però poi mi devo sentire i vari mulattieri 10, Fabiano ora ne vale 30, E qualche anno fa Pinamonti è stato pagato 25 milioni di euro. Però i gioielli della Juve, i giovani che fanno bene, li devono regalare, secondo il Corriere dello Sport. Io capisco tutto, capisco la narrazione dei cantastorie, però anche meno capisco che devono mettere in cattiva luce la società, la dirigenza della Juve, per difendere il loro Massimiliano Allegri. Comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao, e sempre solo forza Juve.